Radio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Peppe Savoldi. Lo stadio di Milano oggi è totalmente esaurito, proprio come se Milan e Juventus fossero in testa alla classifica. Non è così, il Milan ha 9 punti di ritardo dall'Inter capolista, la Juventus ne ha 10, Beppe, però questa è sempre la regina delle partite. Sì, due squadre, Milan e Juventus, sono squadre e società che hanno fatto la storia del calcio e credo che comunque la classifica, anche se voglio dire l'Inter è lontana, questa partita è comunque importante. Ed è comunque un modo per riscattarsi davanti ai propri tifosi. Esattamente, è un motivo in più per cercare di fare bella figura, anche se comunque arrivare secondi è sempre un ottimo risultato. Le formazioni delle squadre, il Milan schiera Galli, Tassotti e Maldini, Colombo, Rijkaard, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Van Basten, Gullit ed Evani. Vediamo Giovanni Galli entrare in campo e Massimo Mauro. Sergio Brio invece si avvicina alla panchina. La formazione della Juventus, Tacconi, Favero e De Agostini, Galia, Bruno, Tricella, Marocchi, Rui Barros, Mauro, Zavarov e Laudrup. L'allenatore è Zoff. Vedete Inter in classifica con 34 punti, 3 più del Napoli, 9 più del Milan e 10 in più della Juventus. Un avvio difficoltoso per il Milan e la Juventus, ma d'altra parte lo ricordiamo, questo è un campionato anomalo, è iniziato ad ottobre dopo le Olimpiadi di Seul. Lo ricordiamo, Olimpiadi di Seul che hanno visto la nostra nazionale giungere al quarto posto, sconfitta 3-0 in finale dalla Germania. Molti colori a San Siro, è una bella giornata fortunatamente perché Milan e Juve meritano sempre di affrontarsi, Beppe, su un prato che permetta a tutti di esprimersi al meglio. Sì, hai detto bene, è importante che il terreno di gioco, il fondo del gioco, il prato sia in perfette condizioni, mi dà l'impressione almeno da qui che lo sia e speriamo appunto che i giocatori diano il massimo delle loro possibilità per far contenti non solo noi ma anche i tifosi. Beppe, la Juventus propone Rui Barros, Mauro, Zavarov e Laudrup, tutti insieme, tutti i giocatori che sanno toccare il pallone. Nel Milan, vabbè, Donadoni, Van Basten, Gullit, tutta gente che solitamente illumina i nostri pomeriggi sportivi. Sì, è vero, sia il Milan che la Juventus sono in campo con dei giocatori che sono veramente bravi sotto l'aspetto tecnico. È ben per questo che io spero, mi auguro e di vedere tantissimi gol, non solo, ma anche tantissime belle giocate. In quadratura per Dino Zoff, alle sue spalle c'è Francesco Morini. Dino Zoff che ha giocato nel Mantova, ha giocato nel Napoli, ha giocato soprattutto nella Juventus, la squadra con la quale poi, lo ricordiamo, Zoff ha vinto tantissimo e squadra che lo ha catapultato letteralmente in nazionale, perché fino a che giocava nel Napoli, lo ricordiamo, Zoff in forte, in nazionale non ci andava spesso perché c'era Albertoni in quel periodo. Sì, è stato così, anche perché poi aveva davanti un fior di giocatore, un fior di portiere che era Albertosi, però è chiaro che andando poi alla Juventus è società veramente con grande carisma, grande dubbia forza, ecco, sul mercato è riuscita ad imporre il suo portiere anche in nazionale. Laudrup, il tocco indietro, poi il pallone che giunge sul settore di sinistra per De Agostini che lancia in avanti, la palla finisce fuori, il portoghese Rui Barros va a recuperare il pallone per la rimessa in gioco del Milan, l'arbitro è il signor Delia di Salerno. E a proposito di forza solitaria della Juve, noi ricordiamo che Rui Barros dal Porto è arrivato con i capelli lunghissimi sulle spalle, il giorno successivo all'allenamento Rui Barros aveva i capelli tagliati cortissimi. Donadoni, il tocco per Evani, poi c'è Ancelotti che mette dentro, il pallone è lungo, Van Basten non poteva ovviamente arrivare. No, assolutamente no, il passaggio era troppo lungo, comunque questa prime azione, questi primi scontri, diciamo così, ci fa vedere quanto siano intenzionate le due squadre a fare bene. Laudrup tenta di andarsene su Tassotti, non ce la fa. C'è il fallo, il calcio di punizione in favore della Juventus, va Marocchi per battere la punizione, l'inquadratura per Miki Laudrup, giocatore che con un suo gol proprio al Milan ha regalato alla Juventus l'ultimo scudetto vinto
In quel giorno la Roma perse 3-2 in casa contro il Lecce. Laudrup, poi c'è il servizio in direzione di Galia, il passaggio in mezzo, Giovanni Galli riesce a uscire bene in anticipo su Laudrup. E qui Galli è stato bravissimo, ha capito che si stava sviluppando pericolo per sé, per la propria squadra. Comunque qui la difesa del Milan è stata molto molto disattenta, infatti c'era solamente Baresi a contrastare tre giocatori di Juventus. È in fuorigioco questa volta Marco Van Basten, solitamente il Milan ad attuare la tattica del fuorigioco. In questa occasione invece è stato Dino Zoff a chiedere ai suoi di salire. Il passaggio di Tricella per Tacconi. Tricella è cresciuto nell'Inter, sembrava essere il libero dell'Inter del futuro. Invece la formazione nero-azzurra lo ha ceduto al Verona, e proprio a Verona Tricella ha vinto uno scudetto. Rinvio di Tacconi, controllo di Baresi, vicino Luce Maldini, il servizio si allarga ad Donadoni, riceve Van Basten, nello scambio con Evani, il tocco ancora per Maldini che va a proseguire in direzione di Baresi, battuta lunga di Baresi dentro a cercare Gullit, vanno in due su di lui a chiudere, poi Gullit vede Colombo, decide di far tutto da solo Gullit, il tocco in area per Van Basten, l'anticipo di Bruno, può ripartire la Juve. Qui abbiamo visto una grande giocata del Milan, ha attirato l'attenzione della Juventus nella zona di sinistra dell'attacco del Milan, e poi improvvisamente hanno passato con due o tre passaggi, la palla è arrivata a Baresi, il quale poi ha cambiato campo e è andato a lanciare i Gullit, bella azione. Beppe, il cambio di campo serve proprio a far sì che ci siano due giocatori di una squadra contro un difensore solo di solito. Anche non so, cercare di trovare l'uno contro uno, ecco, cioè fare in modo che quantomeno ci sia la parità numerica. Il rinvio del portiere, il colpo di testa in difesa di Maldini, poi c'è il controllo e la palla offerta ad Evani. Evani tenta a sinistra, sale anche al suo fianco Maldini, Evani dietro per Ancelotti. Il passaggio al centro per Gullit di tacco, poi Van Basten, ancora Gullit, il tiro, la palla facilmente presa di Tacconi. Sì, ha tirato bene, ma Gullit era molto lontano, non poteva più inserire Tacconi. Però abbiamo visto la ripetizione dell'azione precedente, giocata, sviluppo della manovra sulla sinistra e poi lancio per Gullit. Rui Barros fermato da Rijkaard. D'altra parte Rijkaard nei confronti di Rui Barros ha un notevole vantaggio di centimetri, e tra l'altro Rijkaard, malgrado abbia questa stazza, Beppe, è anche molto molto veloce. Sì, Barros deve lavorare, se incontra Gullit deve lavorare sul breve, ecco, non sicuramente sul lungo, perché sul lungo chiaramente è avvantaggiato Gullit. Il pallone con le mani da Galli in direzione di Evani, spinge moltissimo Evani ancora sulla sinistra, il Milan, si muove Ancelotti, riceve Baresi, Donadoni si accentra, il tocco ancora per Ancelotti, Ancelotti vede libero Donadoni ma non lo serve, ancora il Milan in posizione centrale, Donadoni va a pescare sulla destra Van Basten che è ancora una volta in fuorigioco. Bravi i difensori juventini a mettere in fuorigioco, questa è già la seconda volta, però qui l'abbiamo rivisto l'azione, c'è sicuramente qualche dubbio riguardo al fuorigioco. Beppe, tu hai già notato che il Milan ha attaccato prevalentemente a sinistra, poi ha cercato di aprire il campo a destra. Secondo te è una tattica voluta da Arrigo Sacchi questa? Perché comunque anche a destra c'è gente che si attende. Sì, penso proprio di sì, perché credo che il Milan sia organizzato molto bene. Sacchi è un allenatore che guarda questo aspetto, è uno che durante la settimana fa ripetere pallone, il cross di Donadoni, il colpo di testa all'indietro di Galia per Tacconi, fa ripetere, dicevo, sistematicamente queste azioni, cerca di studiare la squadra avversaria, evidentemente vuol portare l'attenzione, come dicevo prima, nella zona sinistra o destra della difesa destra della Juventus, per poi creare la superiorità numerica o la parità numerica sul lato opposto. Mauro Tricella, il pallone all'indietro in direzione di Tacconi, ad Ascoli, segna Aloisi, Ascoli in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0, il gol di Giunta, Como 1, Lazio 0, e ricordiamo che l'Inter capoclassifica oggi gioca a Roma allo Stadio Olimpico.
contro la Roma. Maldini si allarga a Evani, va incontro al pallone Van Basten, ma fa tutto da solo Evani, di esterno su Gullit. Ancora una volta Beppe, c'è la campo libero a destra. Sì, evidentemente questa è un'azione, uno schema studiato in allenamento, lo stanno ripetendo, però fino ad ora non è andato a buon fine. Vedremo, il Milan ha comunque ancora 83 minuti di partita per sbloccare il risultato, ma la Juventus senza dubbio non starà a guardare in questa gara. Van Basten! Difficilissimo da quella posizione. Sì, lì e lui ha voluto calciare perché in mezzo all'area non c'era nessuno, ha rischiato un po', però io Van Basten lo capisco, un attaccante vero è uno che vede solo la porta, cerca solo il gol, come tutti gli attaccanti, da buon egoista ha calciato anche da una posizione impossibile. Beppe, bellissimo l'anticipo ai danni del difensore, che ha portato via la palla. Sì, difatti nell'ultimo passo lui ha dato quel qualcosina in più, l'ha superato in velocità, ha allungato la gamba e gli ha portato via la palla. È Tacconi che si appresta a calciare questa punizione dal limite dell'area, ancora una volta per un fuorigioco del Milan. Il pallone controllato da Tacconi si appresta a rinviare, il via lungo del portiere, palla lunga per Mickey Laudrup, la rimessa in gioco di Tassotti, stadio di San Siro con più di 80.000 spettatori oggi. Maldini, lo scambio con Donadoni, che da destra si porta a sinistra, gioca al centro, gioca un po' ovunque Donadoni. Scivola Marocchi, la rimessa in gioco per Ancelotti, quindi c'è Baresi, si allarga Tassotti, riceve ora, rimane in copertura Rijkaard, e il Milan che ancora si porta in avanti, situazione rossonera che è in posta con Tassotti, poi c'è Evani che viene fermato, Tassotti comunque ancora tutto sul pallone, Milan tutto nella metà campo avversaria. Sì, la Juventus ha arretrato il suo baricentro, dà molto spazio al Milan, forse troppo, e qui deve sicuramente cercare di aggredire più avanti, sennò l'attacco del Milan comincia a diventare sicuramente pericoloso. Beh, per le squadre di Sacchi e soprattutto questo Milan, l'uscita di Tacconi è maestro nel prendere possesso della metà campo avversaria. Sì, aggredisce, tiene su palla, cerca di trovare la supremazia numerica già da dietro, e con questa supremazia numerica la porta a centrocampo e addirittura, come abbiamo visto, in attacco. La rimessa in gioco per Franklin Rijkaard, poi il tocco di Ancelotti, ancora Rijkaard, che quest'anno in parecchie occasioni ha giocato da difensore centrale, lui che è un centrocampista. Avanza Maldini, il tocco per Van Basten, per Gullit, ancora Van Basten. Grande giocata Van Basten e Gullit, due che si capiscono veramente ad occhi chiusi. Bella Evani, limite dell'area, Gullit dentro, riesce a fermare l'azione Tricella, poi può ripartire la Juventus con Mauro. Mauro punta Ancelotti, ma Ancelotti gli sradica letteralmente il pallone. C'è il fallo fischiato dal signor Delia, il calcio di punizione in favore della Juventus. Grande giocata questa del Milan, io stavo dicendo prima che Maldini stava andando in sovrapposizione e poi non ha ricevuto palla. La punizione è battuta, ci spostiamo ora sul settore di sinistra con Gigi De Agostini che calcia nel nulla, quindi c'è il pallone recuperato da Tassotti, si fa vedere Ancelotti a metà campo, avanza Carlo Ancelotti, va a pescare sul settore di sinistra Maldini e il Milan sale ancora una volta da questa parte. Il tocco ad Ancelotti, quindi il servizio per Rijkaard, si apre a destra e riceve Tassotti, bello il controllo di petto di Tassotti, la palla per Donadoni, in mezzo Donadoni, Gullit, poi c'è il tiro di Van Basten, l'autogol! Doveva arrivare, era nell'aria questo gol, la Juventus troppo dietro, troppo arretrata, ha aspettato troppo e ha aspettato anche che Van Basten calciasse in porta. Il tocco è stato di Tricella, andiamo a rivedere, la palla supera Favero, messa giù da Van Basten, poi il controllo di ginocchio, il tiro che non sembra essere irresistibile, Beppe. No, assolutamente no, gli ha dato una mano Tricella mi pare, però qui vediamo la grande giocata di Gullit che va a pescare Van Basten,
trova Favaro con le spalle girate, può gestire la palla come vuole, poi dopo è fortunato perché trova la punta del piede di Triscella. Beppe, del tocco di ginocchio vogliamo dire qualcosa, tocco di ginocchio in area di rigore per marcare. Sì, ma questi giocatori sono bravi, capito? Possono usare anche il ginocchio, anche la coscia, qualsiasi parte del corpo. Perché è stato fatto volutamente, non è stato fatto in maniera volutosa, questo che stupisce. Ma difatti loro, voglio dire, sono bravi anche in questi, capito? Sono padroni del proprio corpo e sono in grado di fare qualsiasi cosa. La rimessa in gioco in favore del Milan. Con Colombo si smarca Donadoni, ancora Colombo, tifosi del Milan in festa. Però attenzione, segna l'Inter a Roma con Lothar Matthäus. La finta in area di rigore, il tiro di Evani, poi non riesce a controllare il pallone Maldini. C'è Tacconi, il servizio in avanti di Marotti, la palla recuperata da Baresi. Il Milan è ancora lì, avanza con Maldini. Maldini rasoterra in area di rigore, Van Basten non la riesce a controllare, ma i giocatori rossoneri sembrano letteralmente indiavolati. Dopo il gol del vantaggio il Milan non si è assolutamente fermato. Ma è così che deve fare, la mentalità che sa chi vuole, una squadra che non si accontenta mai, attacca sempre, cerca di fare gol, è giusto che sia così per lo spettacolo. Baresi per Evani, avanza Evani, ha spazio Evani ancora, lo scambio con Colombo, poi riesce ad allontanare Triscella, poi c'è il pallone cacciato in avanti da Marocchi. La palla recuperata da Rijkaard, servita a Gullit, Tassotti, poi c'è Gullit ancora di esterno, Gullit sembra metterla nel mucchio, il tocco all'indietro di Van Basten, riparte il Milan con Ancelotti, ora Evani, il servizio per Van Basten su Gullit, la chiusura da parte dei difensori bianconeri, può ripartire la Juve ma la Juventus è letteralmente in bambola, avanza Colombo la finta, dietro c'è Gullit, Gullit controlla, poi mette in mezzo Gullit, Van Basten, Evani e sono 2-0 per il Milan. Non ci sono parole, Cesare, guarda, vedere un Milan così veramente mi riempie di gioia. Sta giocando veramente alla grande, tutti i giocatori sono in condizione veramente come eccelsa proprio, veramente non riesco ad usare un aggettivo che sia in grado di poter esaltare e spiegare la prestazione di tutti i giocatori del Milan. Van Basten, Evani si è liberato come se fosse un consumato attaccante, non lo ha seguito Galia, il colpo in testa di Van Basten, poi Evani ha calciato di interno, la palla è finita sotto la traversa. Grande gol, è stato fortunato perché la palla ha toccato la traversa e poi è entrata in rete, comunque grande, come dicevi tu prima, grande disattenzione dei difensori juventini, evidentemente non sono secondo me nelle condizioni migliori sia fisicamente che psicologicamente. Beppe, il gol dell'1-0 ha dato veramente il là anche a questa seconda segnatura, perché nei due minuti successivi, quelli che hanno portato al gol di Evani, praticamente la Juventus mai è riuscita a uscire dalla propria metà campo. Sì, è assolutamente giusto quello che dici, ha letteralmente condizionato la prestazione di tutti i giocatori bianconeri. E ora attenzione, perché la Juventus, se il Milan dovesse continuare a giocare così, rischia la goleada. Qui Van Basten è stato fermato un'altra volta, è la quarta volta che Van Basten finisce in fuorigioco. Marco Van Basten sul suo tiro, il piede di Triscella per l'1-0 del Milan, poi con la testa ha servito Evani, tifosi del Milan che festeggiano, c'è chi si domanda perché il Milan non abbia giocato così tutto l'anno, dall'altra parte la formazione rossonera ha avuto qualche problema a inizio stagione, ha rischiato anche l'eliminazione in Coppa dei Campioni contro la Stella Rossa di Belgrado. Il pallone controllato da Mauro. Guarda come vengono su tutti insieme, veramente organizzatissima questa squadra, specialmente nel pacchetto difensivo. Beppe, un vero spettacolo, perché anche questo è spettacolo. Sì, ma credo che anche il fuorigioco, salire come stanno facendo, mettere gli attaccanti in fuorigioco sia veramente uno spettacolo. Spettacolo che è relativo
all'organizzazione, vuol dire che c'è veramente, come si dice, la mano, l'impronta dell'allenatore. Il pallone è trascinato fuori da De Agostini, il pubblico applaude Ruud Gullit, eccolo qui l'uomo che è giunto all'Olanda e giocava da libero anche nel PSV di Eindhoven. Il controllo di Mauro, sul pallone c'è Ancelotti, Ancelotti voluto da Berlusconi, strappato alla Roma, Carlo Ancelotti. Il pallone controllato ora da Galia. Ricordate che intorno al suo nome in estate c'è stato qualche problema, perché sembrava che Ancelotti non potesse partecipare alle Olimpiadi a causa di una presenza in nazionale, in una gara ufficiale e non in un amichevole, in una gara di qualificazione ai mondiali. Avanza ancora il Milan con Donadoni. Palla in area, palla fuori per Van Basten. Oh, come si è girato Van Basten, ha ricevuto da Donadoni, si è girato in modo rapido e ha calciato in porta di destro, però l'ha presa dal basso verso l'alto e la palla è andata sopra la traversa. L'inquadratura ci ricorda che c'è in campo anche Sasha Zavarov, che fino ad ora però ha fatto pochissimo. Sasha Zavarov è uno degli acquisti che la Juventus aveva sbandierato. Sembrava che Zavarov dovesse letteralmente cambiare il volto della squadra, però Beppe, molte volte i giocatori dell'est arrivano in Italia e faticano parecchio. Sì, ma qualsiasi giocatore che venga da qualsiasi parte del mondo fa fatica ad entrare nella mentalità del campionato italiano. Zavarov, uno di questi, sta subendo anche lui queste problematiche. Comunque, voglio dire, deve essere tutta la squadra a giocare bene, non può un solo giocatore a fare la differenza. Il tocco di Gullit per Van Basten, mette giù la palla Van Basten, calcia rete su Gullit, e c'è il pallone che viene controllato da Galia. Marco Van Basten ha concluso ancora una volta, e abbiamo visto in precedenza, Beppe, come il Milan nuovamente abbia pressato i giocatori della Juve che impostano la manovra, veramente non li lasciano mai ragionare. E difatti qui vediamo Triscella che non trova un compagno, deve dare la palla a Tacconi. Questa è la dimostrazione di quanto i giocatori della Juventus siano in difficoltà. Abbiamo visto che poi in effetti Galli non l'abbiamo mai visto, in poche parole, cioè l'abbiamo mai visto impegnato. La Juventus credo non abbia fatto un tiro in porta. Gullit cerca di mettere dentro per Van Basten, il controllo di Triscella, ma c'è la punizione per la formazione rossonera dalla tre quarti. Nel frattempo segna Miggiano per il Lecce, Pisa 0, Lecce 1, Inter in vantaggio per 1-0 sul campo della Roma. Marocchi, Donadoni e Ancelotti sul pallone, Roberto Donadoni pronto a calciare dentro in area, lungo il pallone per tutti, non per Maldini. Buon per la Juve che Mauro riesca a recuperare la palla. Milan che dà l'impressione continuamente di poter segnare il terzo gol. Ho detto no, perché non perché Van Basten ha sbagliato, ha cercato una cosa impossibile, ma perché la Juventus adesso, con un'altra disattenzione, ha messo nelle condizioni il Milan di andare vicino alla terza rete. Si prova la formazione bianconera, il pallone per Zavarov è lungo, il retropassaggio di Rijkaard. Con le mani va Giovanni Galli a pescare Maldini, è libero Baresi per poter impostare, tocco per Rijkaard. Tutti i giocatori in campo nel Milan danno del tu al pallone in maniera perfetta. Tassotti per Donadoni, anticipato Donadoni al momento di crossare, è stato De Agostini a mettere fuori, due giocano insieme in nazionale. La rimessa in gioco di Colombo, pallone indietro verso Tassotti, avanza Tassotti, la finta di Tassotti, il servizio indietro per Rijkaard, poi c'è Baresi, tutti i giocatori del Milan sono nella tre quarti offensiva. Gullit per la sventola di Ancelotti, è ancora un'altra ottima occasione, peccato che Ancelotti abbia calciato di esterno destro. Beppe, sembra che il Milan si comporti come se in campo non ci fosse nessuno contro.
queste sono trame che ci provano in allenamento, che riescono così in allenamento. E l'hai detto benissimo, a me dà l'impressione veramente che il Milan stia giocando una partita di allenamento, la classica partita del giovedì quando incontri la primavera. Adesso non voglio mica esagerare, però dobbiamo dirlo, dobbiamo essere onesti, e anche credo che i tifosi juventini siano d'accordo che la Juventus oggi non c'è. Calcio di punizione in favore del Milan, e il Milan in questo momento penso stia dando una grandissima soddisfazione al suo allenatore, perché gioca come Arrigo Sacchi, prepara le partite sulla sua lavagna. Gullit e Donadoni sul pallone, tre uomini in barriera. Se segnano da qui veramente, Beppe. Ma è una posizione credo impossibile, dai, sono circa 30 metri, deve avere un tiro fortissimo e avere anche la fortuna di trovare il set. Qui ha trovato la sfortuna di far incrociare la palla sulla faccia di un avversario che senz'altro non può essere felice. Va a crossare Colombo, poi il pallone è recuperato da Tassotti, l'appoggio all'indietro è per Rijkaard, il tocco in mezzo per Carlo Ancelotti che cambia il gioco sulla sinistra dove c'è Evani, poi lo scambio con Maldini, Evani viene anticipato da Galia, può ripartire la Juventus, qui c'è l'intervento di Maldini ai danni di Marocchi, Van Basten, anticipato Van Basten, si gioca sulla tre quarti difensiva della Juve con Mauro che lancia in avanti sulla chiusura di Maldini, attenzione a Zavarov, e va però in fuorigioco Laudrup, e Zavarov deve tenere palla. Sì, non è stato costretto a tenere palla perché Zavarov era in fuorigioco, però a questo punto un tocco in più ha dato la possibilità a quelli del Milan di aggredirlo, e così poi ha perso palla. C'è il gol del 2-0 dell'Inter contro la Roma, il gol di Aldo Serena, Inter 2 Roma 0, a dimostrazione che questa sia un'annata strepitosa per la formazione di Giovanni Trapattoni. Tassotti dentro, c'è la testa di Tricella a chiudere, può ripartire la Juventus con Miki Laudrup, poi c'è Marocchi, quindi servizio per Mauro, avanza Laudrup, ancora Laudrup, ancora Laudrup, lo chiudono in tre e Laudrup poi viene fermato fallosamente da Maldini, l'arbitro dice no. Quindi sembrava fallo, però Laudrup è stato attorniato, qui lo vediamo, da tre giocatori, è stato toccato mi pare a una caviglia, mi pare da Maldini, però l'arbitro non è di questa vita. C'è il cross di Colombo con la palla controllata da Van Basten, poi con la punta del piede riesce Bruno a fermare l'attaccante, però ancora una volta un grande controllo di Van Basten. Rui Baros, sale De Agostini, poi il controllo per Laudrup, avanza Laudrup, Marocchi chiede ai suoi di aprirsi, poi Zavarov, non passa il pallone per Baros, ancora Zavarov, fuori gioco. E di certo quando si gioca come sta giocando il Milan ora, Beppe, l'arbitro inconsciamente talvolta può non vedere qualcosa contro di te. Sì, perché giocano troppo velocemente e poi non ti danno la possibilità di poter vedere bene, di organizzare il tuo modo di gestire la gara. Sono troppo veloci, abbiamo visto prima che un giocatore della Juventus ha avuto un attimo di esitazione, quell'attimo di esitazione ha consentito ai giocatori del Milan di salire e ha messo così in fuorigioco Zavarov, mi pare. Il pallone di Laudrup dentro, il controllo di Baros fra due giocatori, ancora Baros è costretto a mettere la palla larga sulla sinistra, sale De Agostini, davanti a lui Colombo, De Agostini in mezzo, la testa di Rijkaard a liberare la palla che è recuperata dai giocatori bianconeri, Juventus che finalmente sembra crescere un pochino, 2-0 il punteggio al 26esimo. Zavarov punta Colombo, passa fra Colombo e Tassotti, viene fermato però dall'ex laziale, la palla recuperata da Angelo Colombo e tocca per Gullit, poi il pallone per Tassotti. E speriamo che la Juventus continui a crescere, perché a questo punto vedremo poi una bella partita. Sì, c'è stato poco fa un momento di risveglio e speriamo che continui così. Vogliamo vedere anche che la Juve si riprenda, che giochi e che dimostri di non essere quella che abbiamo visto fino ad ora. Anche perché non ci può essere un divario del genere
No, tra Milan e Juventus. No, assolutamente no, non c'è questo divario. Credo che la Juve abbia un po' risentito del gol che ha praticamente segnato Van Basten, anche se c'è stato un tocco di Tricella. Chiaro, è una bella sberla, un bel colpo, ci vuole tempo per potersi riprendere. Volti cupi sulla panchina della Juventus. Abbiamo visto Zoff, Morini, abbiamo visto anche Marino Magrin. Il tocco di Evani, dietro c'è Baresi. Baresi per Colombo, si allarga Tassotti, può controllare Tassotti. Poi il pallone per Baresi, ancora Tassotti. Poi ancora Baresi, abbiamo visto Ancelotti accanto a Baresi. Ci sono ora con Rijkaard 10 giocatori del Milan nel metà campo della Juve. Ancelotti, poi c'è il sulla terra Evani, ora è Maldini che viene fermato pallosamente da Mauro. L'arbitro non sembra voler estrarre il cartellino giallo, calcio di punizione in favore del Milan. Di certo qui Mauro non è intervenuto sul pallone. Calcio di punizione per il Milan. Evani dentro per Donadoni, dietro per Evani, il traversone è lungo. La palla non finisce fuori, ma è recuperata da Van Basten. Anzi no, il segnaline, il collaboratore dell'arbitro ha visto un gioco pericoloso di Van Basten. Sì, ha alzato la gamba e ha spinto un pochino il giocatore della Juventus. Mi sembra che la decisione dell'arbitro sia giusta. È Zavarov che avanza. Zavarov sbaglia completamente il passaggio, la palla è recuperata da Van Basten che mette dentro per Gullit, di forza Gullit, spinge un avversario, non fischia l'arbitro, è libero Angelotti, la gran risposta di Tacconi, poi la sforbiciata di Colombo, la palla finisce fuori. Ma quanto spazio danno quelli della Juventus ai giocatori del Milan, troppo, troppo, così rischiano veramente, come dicevi tu prima, una goleada. Ecco, Beppe, qui ha calciato piuttosto male Ancelotti, sì, era scoordinato. Ha calciato come prima praticamente, il primo tiro che ha fatto di esterno destro, così l'ha ripetuto. Peccato veramente, perché Ancelotti ha avuto una grande opportunità, una grande occasione per fare gol. Milan, che è in questo momento ha 9 punti di ritardo in classifica dall'Inter capolista, però qui seguiamo ancora Van Basten va sul fondo, Van Basten. Palla in mezzo, libera di testa Bruno, poi Colombo, il tiro di Colombo, la palla finisce fuori. Il Milan se gioca così non può vincere lo scudetto, deve comunque recuperare 9 punti sull'Inter. Beppe, però se gioca così in Coppa dei Campioni penso che ci sia da inchinarsi. Sì, sicuramente il Milan sta benissimo fisicamente e anche sotto l'aspetto tattico credo che Sacchi abbia dato veramente qualcosa. Magari non vincerà il campionato, magari non arriverà secondo perché davanti a sé ha altre due squadre, mi pare. C'è il Napoli di Maradona che è a soli 3 punti dall'Inter. Esattamente, però potrà dire la sua veramente in campo internazionale. La battuta a destra a pescare il controllo di Marocchi, si allarga Mauro, il pallone che finisce fuori non fa movimento per ricevere Miki Laudrup. Tra l'altro il Milan, Beppe, sta sfruttando il campo in lungo e in largo, perché prima abbiamo visto sul settore di destra Colombo passare letteralmente dietro a Tassotti che era a un metro alla riga di fuori, dimostrazione che il Milan lo occupa tutto il terreno. Sì, sta lavorando a coppie, tu mi hai dato la possibilità di poter parlare anche sotto questo aspetto. Il Milan sta giocando a coppie praticamente, dalla parte di là come dicevi tu, c'è Colombo e Tassotti, da questa parte c'è Donadoni e Evani, qui vediamo c'è un diciamo, fallo che si è messo la Tricella, scusa, che continuano a cambiarsi di posto, sovrapposizione continua e mettono in difficoltà così la difesa della Juventus. Calcio di punizione per il Milan, poco fa Gullit da qui ha colpito la barriera, Colombo e Pasquale Bruno scherzano, sono 3 uomini in barriera che mi sembra piuttosto vicina, Gullit, Ancelotti, Van Basten e Donadoni al limite dell'area. Vediamo Gullit ancora su un uomo a centroarea, esattamente su Tricella, poi il retropassaggio sul portiere.
Beppe, tu da qui però suggeriresti un modo diverso di calciare le punizioni? Sì, io suggerirei di accerchiare, tra virgolette, la difesa della Juventus, perché la distanza veramente era improponibile, secondo il mio punto di vista, di rischiare un tiro in porta. Questa è già la seconda volta che lo fa Gullit e il pallone non ha mai impensierito Tacconi. Perciò credo che debbano cercare un'alternativa, anche se poi quando la squadra sta vincendo, in questo caso il Milan, e allora tutti i giocatori si sentono di rischiare qualcosina in più. Vediamo Sacchi in panchina, avanza Colombo, mette in mezzo la testa di Van Basten! Grande Colombo, ha messo in mezzo questa palla, Van Basten è andato in tuffo, bellissimo, meritava il gol secondo me, però è stato veramente bravo Tacconi, ha allungato il braccio e in due tempi ha preso questa palla. Beppe, questo è il gesto più bello della partita, fino ad ora. Sì, veramente, Van Basten, oltre al controllo di palla che ha fatto sulla sinistra circa 7-8 minuti fa, ha fatto vedere che anche nel gioco aereo, veramente in acrobazia, ci sa fare la grande. Milan, San Siro è una polveriera, tutti i tifosi rossoneri in piedi ad applaudire la squadra che sta giocando in maniera divina. Siamo al 33esimo, Milan 2, Juventus 0, i gol al 12esimo su tiro di Van Basten, una deviazione di Tricelle, poi al 14esimo un tiro di Evani di interno. La palla è finita sotto la traversa, nulla da fare per Tacconi, ma l'incredibile è che in mezz'ora e più la Juventus mai è riuscita a tirare in porta. Rijkaard per Baresi, c'è Colombo, riceve Van Basten, allarga per Tassotti, eccolo qui Tassotti proprio nei pressi della linea dell'out, il pallone per Donadoni, in posizione centrale Donadoni, lo scambio con Gullit, c'è Van Basten, ma Gullit torna la palla a Donadoni, si può giocare, dice l'arbitro Delia. Ancelotti, dentro Ancelotti per Gullit, e la palla è controllata dal portiere, da Tacconi per Tricella, poi sbaglia tutto Galia, allontana Pavero. Beppe, quando si sbaglia così è perché non ti lasciano veramente ragionare, perché da qualche minuto sei in affanno. Sì, sei in affanno, non ti fanno ragionare, tu sei condizionato. Questo è il classico errore di aver perso un po' la fiducia in se stesso. Credo che sia abbastanza normale, perché il Milan veramente adesso sta giocando alla grande e ha consolidato ancora di più la sua supremazia numerica. Spiace veramente di vedere la Juventus così remissiva, però di fronte a un Milan bisogna togliersi il cappello. Mette la palla in mezzo Baresi, palla che finisce fuori. Ma secondo te cosa potranno dire gli allenatori negli spogliatoi alle squadre? Io fossi un Sacchi non vorrei che si giocassero 90 minuti senza mai fermarsi. Sacchi sicuramente dirà e cercherà di mantenere la calma, di dire ai suoi giocatori di giocare sempre così, il che sarà molto difficile, perché come dicevo prima, quando una squadra vince, allora i giocatori si galvanizzano, cercano di metterci qualcosina in più, e poi va a finire che alcune volte, non dico sempre, che commetti degli errori. Però credo che poi Zoff da parte sua cercherà di alzare la voce, è inevitabile, cercherà di soprattutto di scuotere questi ragazzi che mi sembrano che siano veramente, veramente condizionati. Cercherà di togliere la paura, cercherà di convincere che sono bravi, che devono ritrovare se stessi. Penso che sia. Che si gioca 11 contro 11 e non 11 contro 15, come sta. Che non sono, bisogna che non sono dei mostri, anche se dobbiamo dirlo, questi veramente fanno, quelli del Milan fanno veramente paura. Grandissima partita fino ad ora da parte della squadra rossonera, 2-0, corner in favore del Milan, la palla spiove in mezzo, manca l'intervento Gullit, allontana come può la formazione bianconera, riparte Zavarov, il pallone è servito sulla sinistra dove non c'è nessuno, la palla finisce fuori,
parte mi dà proprio l'impressione che i giocatori della Juventus si vogliono buttare via la palla, spostarsi dalla palla proprio per non avere delle responsabilità. L'impressione che ho avuto adesso che di Zabarov mi pare che abbia calciato la palla a nessuno. C'è paura di perdere palle, la Juve parecchie volte abbia perso palla banalmente sulla sua tre quarti, lasciando partire il contropiede del Milan da una posizione più che vantaggiosa. Sì, è stato così e questo è veramente un peccato, perché adesso, come dicevo prima, il Milan rischia di fare veramente la goleata. Van Basten accarezza la palla di esterno, Van Basten dietro per Colombo, Tassotti, Van Basten retrocede, vuole il pallone, poi c'è la battuta di Colombo, il cross di Maldini, la palla che torna indietro, recuperata da Rui Barros, poi va il tocco di Mauro per Miki Lauduk, ancora l'anticipo di Maldini, la palla è sempre del Milan. Ancelotti, dribbla Zavarov, Ancelotti si allarga, Donadoni, la palla è per Gullit punta Bruno, poi ancora Gullit, il tocco per Van Basten, oggi Favero praticamente non l'ha mai visto Van Basten, la palla è recuperata dalla Juventus con Marocchi, davanti a lui c'è Ancelotti, ancora Marocchi, il servizio con la Juve che parte ora da destra. La palla si porta Laudrup dietro per l'esterno di Marocchi, controlla in tutta calma Tassotti, va a servire Baresi, poi c'è Maldini, Rijkaard è al centro, Baresi tocca palla ancora e va a cercare Tassotti per partire da destra. 2-0 e totale dominio del campo, come più volte ha sottolineato Beppe Savoldi. Palla servita a Donadoni, Colombo dentro di prima, riesce a liberare ancora la Juventus con Bruno, ripartono i bianconeri, Laudrup si allarga e riceve De Agostini, poi ancora Laudrup, la battuta dentro di Miki Laudrup, il taglio troppo lungo però il pallone sul taglio di Barros. Sì, sta facendo fatica la Juventus, anche se ha recuperato qualche decina di metri, però secondo me questa Juventus manca lì davanti un uomo di peso, un uomo, un attaccante vero, un uomo forte fisicamente che sappia ricevere la palla, difenderla e far salire la squadra. Beppe, quindi secondo te avere dei giocatori non molto prestanti, che comunque non danno punti di riferimento, però non consentono di andare in rete molto facilmente, tutti questi giocatori leggerini, bravi sì ma leggeri. Sì, ma evidentemente Zoff ha studiato la partita, ha creduto di poterla giocare diversamente, di mettere in difficoltà il Milan con giocatori rapidi, giocatori svelti, però adesso mi pare che si accorgerà sicuramente di aver sbagliato le sue scelte. Ecco, almeno questo è il mio punto di vista, perché fino ad ora la Juventus non ha mai stata, non ha mai impensierito Gallo. Tu da centravanti però sostieni che un centravanti in squadra ci vuole sempre, un punto di riferimento in avanti ci vuole. Un punto di riferimento, un uomo, un attaccante vero, ecco, che dia... Barros! Ed è in fuorigioco, Rui Barros è stato sorpreso in fuorigioco su questa azione la Juve. D'altra parte è in fuorigioco, è vero, chi lo vediamo è nettamente in fuorigioco di 2 o 3 metri, l'arbitro e il guardalino hanno fatto bene, hanno visto bene soprattutto. Tassotti dentro per Donadoni, va Donadoni, la finta su Tricella, Donadoni in mezzo, troppo in mezzo, è facile per Taccone, peccato perché è un'altra ottima occasione da gol per il Milan. Incredibile, sul pallone va ancora Ancelotti e recupera la sfera, letteralmente ubriacati i giocatori della Juventus. Il Milan sta giocando splendidamente, Van Basten davanti a sé Favero, Van Basten non passa questo pallone per Gullit, libera Tricella, poi va a servire De Agostini, c'è Rui Barros che potrebbe essere servito, ma Colombo va a fermare ancora una volta il pallone, Colombo è solo, va sul fondo, mette in mezzo per Gullit su Bruno, poi Colombo, ancora una rovesciata in mezzo di Colombo, e c'è Tacconi. È grande partita di Colombo, ha messo in mezzo
almeno 5 o 6 palloni, 5 o 6 cross bellissimi, e qui abbiamo visto poco fa un altro di quelli dove Gullit, qui lo rivediamo, non è riuscito a coordinarsi e a girarsi. L'ha preso un po' sulla punta della scarpa e non è riuscito a impensierire. 2 minuti alla fine del primo tempo e lo ricordiamo, il Milan vince per 2-0 contro la Juventus, ma il risultato fino ad ora è benevolo nei confronti della Juve. Il Milan ha segnato 2 volte, ha creato 5-6 palle gol e soprattutto ha più volte chiuso la Juventus nella propria metà campo. Giovanni Galli è oggi penso che fino ad ora non sia mai intervenuto, anzi poco fa ha dovuto parare su quel tiro di Rui Barros in fuorigioco per potersi mantenere tra virgolette caldo, Beppe. Sì. No, beh, il portiere deve stare anche impegnato, perché in un certo modo, in un certo qual modo deve scaricare un po' la tensione. Stare fermo non fa sicuramente bene al portiere, perché magari arriva un tiro e dice, come dicevi tu giustamente prima, non è caldo, non si fa trovare pronto e può subire gol con una facilità estrema. E io ricordo fra l'altro in una giornata freddissima a Monza, Moscatelli, portiere del Monza, mai impegnato fino a quel momento, alla prima parata ebbe la sventura di rompersi il tendine d'Achille. Non è ovviamente il caso di una giornata come quella di oggi, verso con più di 20 gradi, però col freddo al primo intervento, se non ti chiamano in causa per più di mezz'ora rischi davvero. È importante che il portiere, quando è inattivo in una partita come questa che sta succedendo a Galli, deve stare in continuo, ammesso quando c'è freddo chiaramente, certo. Non in queste condizioni, perché oggi una giornata veramente stupenda. Deve stare in continuo movimento proprio per non andare incontro a situazioni tipo quelle che tu hai menzionato. Donadoni, il pallone servito a Van Basten si sovrappone Colombo può mettere in mezzo, questa volta il pallone termina fuori ma c'è una deviazione dei giocatori bianconeri. Corner in favore del Milan. Angelo Colombo, lo vediamo inquadrato, eccolo qui, si porta verso il centro dell'area. Marco Van Basten, subisce Luciano Favero, Rijkaard da centro area, lo marca Marocchi, Bruno e Gullit, e finisce qua il primo tempo, 2-0 per il Milan. Il gol al 12esimo, autorete di Tricella e poi Evani. È tutto, ci risentiamo per la ripresa con Beppe Savoldi di Milano, Cesare Barbieri e Beppe Savoldi per il secondo tempo di Milan-Juventus, 2-0 al termine dei primi 45 minuti, dominio totale del Milan. E Dino Zoff, Beppe, opera 2 sostituzioni, fuori Favero e Zavarov, in campo Brio e Magrin. Sì, io questo cambio tra Brio e Favero l'avrei fatto, sono d'accordo con Zoff, l'avrei fatto anche prima, perché veramente Favero è stato in grande difficoltà su Van Basten. Poi per quanto riguarda Magrin e Zavarov, credo cambi poco niente, però quello che chiedevo, mi aspettavo da Zoff è l'inserimento di una punta centrale. Di Altobelli o Buso, che sono i 2 giocatori che Zoff aveva con sé in campo. Ma ora la Juventus, Beppe, deve cambiare totalmente la mentalità del primo tempo, entrare in campo come se il primo tempo non fosse mai stato giocato. Sì, devono mentalmente pensare di essere ancora sullo 0-0, che sia solo l'inizio della partita, proprio per ovviare a una possibile goleada del Milan. Tassotti, il tocco per Colombo, c'è Van Basten, però questa volta il tocco non riesce, recupera la palla Tricella, Rui Barros sale dalla difesa Galia, il tocco in direzione di Laudrup, avanza Laudrup, ancora Laudrup fermato da Baresi, poi sulla palla va Rijkaard ancora, avanza il Milan con Franklin Rijkaard, pallone giocato sul settore di sinistra per Evani, il servizio al centro su Colombo e viene fermato Colombo in posizione di centravanti, Beppe, in questa occasione. Sì, ma è perché la mentalità dei giocatori del Milan, quella di muoversi in continuazione, di non dare di essere imprevedibile, di non dare delle certezze a quelle della Juventus, però mi sembra
che la Juventus abbia iniziato veramente con un piglio, un tono diverso questo secondo tempo. Beh, dicono che Zoff passi per taciturno, però penso che in questo frangente abbia parlato e parecchio. Potrebbe aver parlato per tutto il quarto d'ora di pausa, Zoff. Sì, non sappiamo che cosa ha detto la squadra, ma di sicuro avrà alzato la voce. Io conosco Zoff, ho giocato con lui in nazionale, ho avuto la fortuna di dividere la squadra, la stanza con lui nei ritiri della nazionale, e so che lui è uno che è molto pacato, molto tranquillo, però alcune volte alza la voce perché ogni tanto si arrabbia anche lui, come tutte le persone normali. Calcio di punizione in favore del Milan per questo fallo su Van Basten. Forse, Beppe, chi si arrabbia veramente, quando si arrabbia veramente fa pure, veramente viene ascoltato fino in fondo. Sì, è vero, quando quelle poche volte che ti arrabbi, quelle poche volte che alzi la voce, e allora lì sei ascoltato, vuol dire che sei veramente alterato, sei arrabbiato e c'è qualcosa che non va. Il Milan sta vincendo per 2-0, ma il risultato poteva essere ben più pingue. Lo scambio con Laudrup, la palla toccata da Rui Barros, malamente, recupera la sfera Donadoni, tra due avversari c'è il fallo su Donadoni, battuta la punizione irregolare però, punizione al centro con Franklin Rijkaard, al suo fianco c'è Ancelotti, si allarga Maldini, Baresi, ancora Rijkaard. Oggi Rijkaard ha giocato da difensore centrale, Beppe, e possiamo dire fortunatamente per la Juve non ha giocato poi da centrocampista aggiunto, perché si è fermato lì a far buona guardia in difesa. Sì, oggi ha fatto il difensore, non ha spinto in avanti, non è andato in avanti, comunque ha fatto bene, ha assolto bene il suo compito, è un giocatore che con la sua classe può giocare in molti ruoli. Può giocare addirittura, secondo il mio punto di vista, anche attaccante, può fare la prima punta centrale. Il pallone dentro per Rui Barros, questa mette però è una notizia, perché tu dici Rijkaard può giocare da punta centrale, l'abbiamo visto giocare al centro della difesa, abbiamo visto giocare al centro del centrocampo, punta centrale vuol dire che ha, secondo te, anche delle doti delle doti di attaccante puro. Sì, secondo il mio punto di vista, se venisse a mancare per qualsiasi ragione, una squalifica, un infortunio, Van Basten, io, se fossi Sacchi, proverei a mettere Rijkaard in quella posizione, magari con vicino un giocatore svelto, rapido, come Mannari, ecco. Secondo me si combinano bene. Il pallone gestito dalla Juventus, il tocco per Mauro, poi il servizio per Galia, quindi riprova ancora la Juve, il tocco ancora per Barros cerca di andarsene a tutta la linea difensiva del Milan, c'è il fallo di Baresi. Baresi questa volta è stato costretto a fare il fallo, perché Barros veramente con questa azione personale poteva andare in porta. Ecco qui Baresi cerca l'uomo e lo spende. Il calcio in funzione per la Juve, speriamo che questa azione suoni la sveglia in casa bianconera. Laudrup, la palla recuperata da Ancelotti, poi Colombo, poi Rijkaard, quindi Tassotti, il retropassaggio per il portiere, Giovanni Galli con le mani, va da Maldini, ancora Maldini. Noi ovviamente ci auguriamo che la Juventus riesca a ritrovarsi da un momento all'altro, perché tifiamo per la partita che fino ad ora ha mostrato una grandissima squadra, il Milan, e un avversario talvolta impaurito. Rijkaard lascia per Ancelotti, ora mi sembra, Beppe, però, che il Milan abbia abbassato le cadenze della partita. Sì, ma mi sembra che la Juve sia più aggressiva di quanto lo sia stata nel primo tempo, e speriamo bene, ecco, speriamo bene, come dicevi tu, nel gioco, nella qualità del gioco, per accontentare i palati più fini, cioè quelli che vogliono vedere delle belle giocate, al di là che siano tifosi della Juventus o del Milan. Il pallone ora a De Agostini, lo scambio con Laudrup,
Entra nel campo Laudrup, però il suo passaggio per Magrin non è preciso, recupera ancora la palla al danese, poi sulla sfera si porta Donadoni, che ora sta giocando a destra, poi converge, lo scambio con Gullit, c'è Ancelotti, tentano qualcosa che possa sembrare il pressing, tre giocatori della Juve a metà campo. Sì, ma non sono convinti, Cesare, sono ancora, hanno ancora un po' il pelo tirato, come si suol dire, non sono ancora convinti delle loro reali possibilità. Pallone al centro, riesce a liberare Tricella, ma ancora Maldini, tutto il Milan nella metà campo offensiva. Baresi, la finta di Donadoni, la palla recuperata dai bianconeri, Rui Barros, sale Laudrup, ancora Rui Barros, c'è spazio per Galia che qui ha segnato l'andata contro l'Inter, il gol dell'1-1 al 54esimo. Rui Barros, la palla per Laudrup. Poi la palla recuperata da Rijkaard e ora avanza in maniera imperiosa Rijkaard a metà campo. Ancora Rijkaard dentro il pallone, non si intende con Gullit, la palla fuori. E Gullit ha stretto verso il centro, invece Rijkaard gli ha dato la palla all'esterno. Peccato, perché sarebbe stata un'altra buona opportunità per il Milan. Mauro per Marocchi, poi lo scambio per Galia che letteralmente sembra lasciar lì il pallone. Recupera la palla il Milan ancora. Con Colombo, avanza Colombo, il servizio di esterno per Gullit, la palla recuperata da Pasquale Bruno che sembra in difficoltà, poi va a servire Marocchi, si allarga Galia ma riceve Mauro, lo scambio con Marino Magrin, giocatore che la Juventus aveva acquistato per sostituire Michel Platini. Marino Magrin è un ottimo giocatore, Beppe, ma sostituire Michel Platini penso che possa riuscire solo a Maradona. Sì, credo l'abbia sostituito come ruolo, ecco, non sicuramente nella classe di Michel Platini, ma non tanto per Magrin, ma soprattutto per la classe di Platini. Credo che sia unico Platini, ecco, non ci sia al mondo un giocatore che lo possa sostituire. La testa di Gullit in mezzo per Donadoni si smarca incredibilmente al limite dell'area, una grandissima finta. E ha fatto la finta di rientrare, poi con l'esterno destro è andato dalla parte di là, ha trovato in controtempo, mi pare che sia Galia e l'ha steso. Qui è un'ottima posizione, può diventare veramente pericolosa, una punizione importante per il Milan. Sono quattro gli uomini pronti a calciare, Gullit, Van Basten, Donadoni, Ancelotti, poi arriva sulla palla anche Colombo. In porta c'è Tacconi, la barriera deve retrocedere. Beppe, tu come la tireresti? Ma chi faresti calciare? Ma lì ci sono più possibilità, c'è Donadoni che potrebbe tirarla a giro sopra la barriera, sul primo, cercando il primo palo, oppure Van Basten, palo! Il palo di Van Basten! Milan vicinissimo al terzo gol! Quello che pensavo tirasse Donadoni a giro, l'ha fatto Van Basten, l'ha fatto molto bene, e qui Tacconi veramente si è superato, ha fatto un grosso, grande intervento. Beppe, il piede di Donadoni e quello di Van Basten, insomma, sono piedi simili, no? Possono sì, fare tutti. Sono due giocatori veramente, veramente bravi. Solo sono ottimi attaccanti, ma anche in queste circostanze, cioè nelle battute del calcio di punizione, sanno farsi valere. Il pallone è controllato ora dalla Juventus con Brio, giocatore che ha vinto tutto con la maglia bianconera. Avanza Laudrup in velocità su Baresi, Laudrup mette in mezzo e la palla finisce in corner. È stato bravissimo Laudrup, però altrettanto bravo è stato Baresi, l'ha lasciato correre, è andato sulla corsa, l'ha affiancato e quando è stato per crossare è andato scivolato ribattendo questa palla. Corner in favore della Juve, sul pallone c'è Magrin, Evani è a distanza, Rui Barros solo in mezzo all'area di rigore, parte il corner. La palla calciata e allontanata da Tassotti, era solo a centroarea Rui Barros, però un giocatore di 1,60 m scarso. Mi hai fatto ridere, Cesare, quando tu hai fatto questa considerazione. Effettivamente l'ha lasciato veramente libero, perché un giocatore di tale altezza non può sicuramente impensierire nessuno. Un portiere che ha, fra l'altro, la possibilità di prendere la palla con le mani. Esattamente.
Donadoni, avanza Donadoni, Donadoni finta di corpo, poi la conclusione, la palla finisce però ampiamente fuori, si scalda Lupetto Mannari, Graziano Mannari, giocatore nelle giovanili del Milan, come nelle giovanili è l'Antignotti, giovanili del Milan che quest'anno sono bene attrezzate, nella primavera giocano ragazzi come Albertini e Pessotto, mentre il portiere della formazione primavera è Francesco Antonioli, tutti i ragazzi ai quali viene pronosticato un grande futuro. Magrin, quest'anno Milan e Inter sembrano doversi giocare lo scudetto primavera, ma per lo scudetto primavera c'è ancora tempo, un paio di mesi. Scudetto che invece sembra essere un affare a due tra Milan, fra Napoli e Inter per quanto riguarda la Serie A, il Milan che sta giocando grandi partite, ma a 9 punti di ritardo dalla vetta, fuori Evani, dentro Mannari. Beppe, una punta al posto di Evani. Sì, credo che non cambia assolutamente niente, anche se Evani gioca più esterno e Mannari gioca più centrale e avanzato. Evidentemente Sacchi ha voluto dare un po' di riposo a Evani, perché Evani comunque ha giocato bene, ha fatto anche lui una grande partita. Adesso sicuramente il Milan sarà più offensivo, vedremo come si comporterà la Juventus. Beppe, tu hai fatto da chioccia tanti giovani sia a Bologna sia a Napoli, questo per entrare per un ragazzino al momento migliore. Quando la squadra sta vincendo, quando la squadra poi si sta esprimendo bene, credo che sia al massimo. È sicuramente d'aiuto per uomini come Mannari. Maldini al 59esimo, la sostituzione. Baresi, poi il controllo da parte di Tassotti, dentro il pallone ancora per Van Basten che viene anticipato, potrebbe ripartire la Juve con Laudrup, ma c'è Gullit a toccare il pallone, a servire all'indietro Rijkaard. Veramente i giocatori del Milan li trovi dove meno te lo aspetti, ma soprattutto sono avvantaggiati, anche perché la Juventus da un po' di tempo a questa parte sta giocando palle alte e loro davanti sono piccoli, Barros, Laudrup, insomma mettono chiaramente mettono in risalto le qualità del Milan. Non hanno sicuramente bisogno quelli del Milan di ricevere dei regali, però in questo momento la Juventus agevola i giocatori del Milan ulteriormente. Il pallone è controllato da Mauro, dentro in direzione di Laudrup, la conclusione viene fermata da Baresi, la palla finisce fuori in corner. Ottima questa combinazione, Laudrup è andato nello spazio, ha ricevuto palla, però non ha potuto fare molto perché era molto molto largo, molto decentrato. Corner in favore della Juve. Goff inquadrato, Magrin dietro per Mauro, una finta di Mauro, cerca di passare fra due uomini, gli toglie la palla a Tassotti, poi riparte il Milan con Mannari, va Mannari punta Bruno, poi Mannari ancora, serve Van Basten fra due avversari, Van Basten in tiro improvviso per Tacconi, improvviso ma centrale, fortunato Tacconi, questa palla gli è arrivata quasi addosso, non ha avuto grande difficoltà nell'alzarla sopra la barriera, però vediamo il gran sinistro di Van Basten, gran tiro, è stato sfortunato perché fosse stato angolato non ci sarebbe stato niente da fare per Tacconi. Abbiamo visto prima che Mannari già si è dato da fare, già ha fatto capire che intenzioni ha. Sul pallone c'è Donadoni, sul primo palo Colombo, vediamo a centrare a Gullit, parte la battuta di Donadoni per la testa di Gullit, palla fuori, ha fatto tutto bene, Gullit è andato alto però non è riuscito a schiacciare quella palla. Abbiamo visto prima Beppe il tiro di Van Basten, grande facilità di calcio col destro e col sinistro per Van Basten. Sì, è un giocatore completo, un giocatore che calcia indifferentemente sia di destro che di sinistro, insomma quando ha delle opzioni così diventa veramente imprendibile. Il pallone è servito a Laudrup, avanza Laudrup, c'è Marocchi al suo fianco, ma Laudrup serve dietro per l'avanzata di Mauro, poi il tocco per Barros, ancora Mauro,
c'è Barros ancora sulla destra, Gullit gioca a centrocampo da quando è entrato Mannari, ma Milan sta sempre vincendo per 2-0. Il lancio in profondità per Galia, pallone in mezzo, va Giovanni Galli. Beppe Gullit è pericoloso sempre, sia quando parte da dietro sia quando gioca a seconda punta. Sì, è un giocatore che sa trovare la posizione sia in un modo che nell'altro. Poi è pericoloso quando tu gli dai le possibilità di partire, quando è in movimento come adesso, insomma, è incredibile. Io prima ho visto calciare un cross da quelli della Juventus, una palla altissima, ecco, ripeto, sono cose che i giocatori di Juventus non devono fare perché sono palloni persi. Avanza ora De Agostini dentro verso il centro, tutto facile per Rijkaard, recupera la palla Ancelotti. 2-0 per il Milan, Juventus in notevole difficoltà, Juventus che sembra non avere idee per riuscire a scardinare la difesa del Milan. Gullit, Donadoni, ancora Donadoni, poi il tocco per Van Basten, tra due avversari Van Basten, retrocede Van Basten, dietro per Maldini in direzione di Baresi, poi il pallone servito a Rijkaard. Andiamo da questa parte con Tassotti, ora Tassotti, Ancelotti, Gullit, la sventola però questa volta è debole, la palla finisce fuori. Sì, da troppo lontano calciato, Gullit evidentemente sta cercando il gol, però secondo me lo fa male, ecco, lo cerca da troppo lontano, questa qui mi pare che sia già la terza volta che cerca il tiro da fuori area. Pallone recuperato da Gullit, perso, Magrin in direzione di Galia, il passaggio in profondità per Barros che viene fermato dall'anca di Rijkaard. D'altra parte tra i due ci sono almeno 25 kg di differenza. Sì, al di là di quello poi è stato aiutato anche da Baresi, qui vediamo che praticamente lo stringono in mezzo a due, lo mettono in mezzo e lui non può assolutamente, sia sotto l'aspetto fisico, contrastare i due giocatori del Milan. Marino Magrin sul pallone, pronto a calciare, ricordano a Mantova e a Bergamo le sue punizioni, 2-3 uomini, 4 in barriera, un quinto, Donadoni pronto a uscire, pallone tre giocatori della Juve. Se tira Magrin, questa sicuramente non è la sua posizione, lui preferisce tirare dalla parte sinistra, dal lato opposto, col destro collo interno a girare, riesce quasi sempre riuscito, almeno in Atalanta, a fare veramente male il portiere. Rijkaard, questo è il contropiede del Milan, con Tassotti, Rijkaard subito in area, al limite dell'area, il controllo di Rijkaard, Beppe, questo è un movimento d'attaccante vero. Non l'ha controllato male, evidentemente lui deve giocare molto di più in attacco. L'ha controllato di petto, però con la parte esterna del corpo era lasciata al difensore. Gullit dietro per Baresi. Baresi in questo momento si può sentire orfano di Rijkaard, ma senza dubbio il giocatore olandese tornerà presto in difesa. Qui andiamo a rivedere l'azione. Ha cercato di metterci anche la mano Rijkaard per controllare la palla. Sì, era troppo in avanti, era circa mezzo metro in avanti, l'ha controllata male e ha avuto, diciamo così, tra virgolette, fare il furbo, portarsela avanti con le braccia. Maldini, poi Ancelotti, 2-0 per il Milan e Juventus che da quando è iniziata la ripresa ha fatto poco per cercare di segnare quantomeno il gol della bandiera. Tassotti, Colombo, non ci sono giocatori del Milan, ovviamente per giocare un secondo tempo come il primo era praticamente impossibile. Scusami Cesare se non ti rispondo, ma ho visto l'espressione di Colombo che si è arrabbiato per aver sbagliato la palla, cioè ha fatto fino ad ora una grande prestazione, comunque dimostrazione che Colombo non ha abbassato la guardia, la concentrazione. Avanza la Juventus con Mauro ancora, c'è la chiusura di Rijkaard, il passaggio per Laudrup è sbagliato, la palla è recuperata e servita a Van Basten, il tocco di esterno, Van Basten lascia che salga Rijkaard che in questi ultimi minuti
sta giocando da centrocampista aggiunto. Milan che potrebbe schierarsi a 3 in difesa dietro. Sì, a questo punto, visto la pochezza degli attaccanti juventini, potrebbe giocare benissimo anche a 3. Però abbiamo visto, partono sempre a 4 dietro, però poi in avanti si alterna. Prima abbiamo visto Rijkaard, adesso a poco fa abbiamo visto Maldini. Sono giocatori che si interscambiano tranquillamente, hanno degli automatismi che veramente sono impressionanti. Colombo, Van Basten, ci sono 4 maglie bianconere tra Van Basten e i compagni di squadra. La palla comunque giunge ai giocatori del Milan. La sfera c'è Tassotti, tocco per Ancelotti ancora sulla tre quarti, Ancelotti il tocco per Van Basten, poi Ancelotti ancora dietro per Gullit, quindi il pallone a Baresi va a servire Donadoni. Stanno facendo quello che vogliono, tengono palla, cercano di trovare la soluzione migliore, questa è la dimostrazione di grande squadra. Beppe, la Juve non pressa, non accenna però a pressare. Ma cerca solamente, almeno l'impressione che ho io, è quella di evitare il terzo. Mannari! Gol di Mannari! Incredibile! Gol di Mannari! Solo così poteva far gol un giocatore come Mannari, andare incontro sul primo palo, e poi è stato bravo perché è andato di testa, e anche fortunato che ha trovato il 7 dalla parte opposta. Ecco là che davanti a tutti, vedi, in anticipo si inserisce ed è fortunato, trova il palo opposto, il 7 dal palo opposto. Bravo! A volo d'angelo su questo cross di Donadoni, la palla calciata verso il centro, il gol di Mannari a volo d'angelo. Sergio Brio è rimasto a guardare. Non ci poteva far niente perché Mannari, come dicevo prima, è andato in anticipo. Un giocatore piccolo come lui, svelto come lui, deve andare assolutamente in anticipo. Esce Roberto Donadoni tra gli applausi ed entra Costa Curta. Questo vuol dire che Rijkaard ha chiesto a Sacchi di giocare a metà campo. Ma io spero che giochi addirittura a fianco di Van Basten, sai che coppia. E questa è la stretta di mano tra Sacchi e Donadoni. Io penso che se Sacchi dovesse avere in panchina 10 giocatori e per regolamento potesse farli entrare tutti, penso che oggi vorrebbe regalare a tutti i suoi la standing ovation di San Siro. Giocare oggi è facile per il Milan, qualsiasi giocatore entrasse in questa squadra renderebbe veramente tutto più semplice, più facile. Il pallone servito al centro con la palla che finisce fuori, il tiro di Ancelotti, un Milan veramente incredibile. Il gol di Mannari è giunto dopo un fraseggio che è durato praticamente 50 secondi, con la palla toccata solo dai giocatori del Milan che si sono spostati da sinistra a destra, a destra a sinistra, senza che i difensori della Juve tentassero comunque il pressing. 3-0 in favore del Milan. Questa è una partita che va archiviata così probabilmente. Chi ha giocato a calcio per tanti anni ammette che ci possa essere un pomeriggio storto del genere. Quindi certo, se un pomeriggio così ti capita contro il Milan, è quanto di peggio ti possa succedere. Sì, è così. Purtroppo la Juventus è capitato questo pomeriggio storto proprio contro il Milan. Il Milan oggi veramente l'abbiamo trovata in grande giornata di vena, ma tutti, tutta la squadra, tutti i 13 giocatori che sono entrati fino ad ora in campo, veramente in condizioni strepitose. 3-0, il gol al 12esimo, autogol di Tricella su conclusione di Van Basten, poi al 14esimo un bellissimo gol di Evagni e poi il prodigio di Mannari in tuffo a volo d'angelo. Mannari riuscito a mettere la palla dalla sinistra verso destra di tacconi, incredibilmente superato dal colpo di testa del giovane attaccante del Milan. Sampdoria sempre in ritardo di un gol ad Ascoli 2, Sampdoria 1. E poi ricordiamo, il Napoli non riesce a segnare contro il Cesena, segna invece Giordano per la Lazio, Como 1, Lazio 1. A Bologna Atalanta sono sull'1-1 per i gol di Marronaro e De Vair.
mentre l'Inter a Roma segna il terzo gol con Diaz, Roma 0, Inter 3, segna anche il Torino contro la Fiorentina con Aris Scoro, Aris in greco, il dio della guerra. Avanza Baresi, poi c'è Gullit, quindi Baresi va ad aprire per Tassotti. Torino in grandissime difficoltà quest'anno, Torino che rischia la Serie B. Avanza Tassotti, poi Rijkaard, e ora il Milan ovviamente abbassa i ritmi della partita. Sì, e fa bene, cerca di mantenere questo risultato cercando di dispendere meno energie, però sappiamo che la squadra che vince, i giocatori della squadra che sta vincendo di solito non si affaticano, capito? Corrono veramente sull'entusiasmo e la fatica non l'avverte, non la sente. Questo è il pubblico di San Siro, sono i tifosi di fede rossonera, li possiamo capire fino in fondo. Oggi hanno assistito e stanno assistendo a uno spettacolo straordinario. Il Milan dal primo minuto sta dominando la scena e alla Juventus ha concesso in pratica solo un corner e una punizione dal limite, una Juventus letteralmente inebetita dalla partita del Milan, una partita che era difficile attendersi, perché Beppe, giocare bene è possibile, il Milan tante volte ha giocato bene, ma questa è una delle partite più belle dell'anno. Sì, oltre che a giocare bene anche riuscire a realizzare dei gol, perché come dicevi tu giustamente prima, non sempre riesci a combinare le due cose. Oggi il Milan veramente ha dimostrato tutto, ha giocato bene e è riuscito a concretizzare o a finalizzare parte delle azioni che ha creato. Tassotti per Gullit, si allarga Maldini, parte il Milan, Paolo Maldini, apertura sulla sinistra per Mannari, il tocco per Baresi, vuole andare Baresi con Van Basten, troppo lungo il pallone, recupera la palla De Agostini, Juve che comunque dovrebbe cercare quantomeno il gol della bandiera. Magrin sulla destra per Mauro, sale Mauro, non lo va a chiudere Gullit, Mauro, pallone dentro in direzione di Laudrup, però fisicamente Rijkaard è fortissimo, Laudrup non riesce a girargli intorno. No, anche perché Laudrup deve cercare spazio, deve cercare di superare Rijkaard sullo spazio, capito? Se si fa ricevere palla, si fa dare palla a contatto diretto con l'avversario, chiaramente Rijkaard è più forte fisicamente e lo ferma con facilità. Rijkaard ancora all'alpiede, Franklin Rijkaard, pensavamo che fosse Rijkaard il giocatore ad andare a centrocampo, invece l'innesto di Costa Curta ha portato Costa Curta proprio a metà campo, probabilmente si scambierà Beppe ogni tanto con Baresi, con Rijkaard. Sì, Costa Curta è fresco, un giocatore fresco, ha tante energie da spendere, perché è proprio a centrocampo che c'è bisogno che un giocatore corre di più, e allora è giusto che faccia un po' di allenamento anche lui. Rijkaard, pallone per Costa Curta, per Ancelotti. Ancelotti a fianco dice Gullit, ma viene servito Colombo. Colombo cerca spazio sulla destra, Colombo ancora non riesce a scambiare con Mannari, poi riparte la Juve sul settore di sinistra con Rui Barros. Rui Barros tocca per Laudrup, poi c'è questa palla persa recuperata da Van Basten che commette fallo. Sì, ha avuto fretta Van Basten, ha vinto questo contrasto e per arrivare prima ha spinto De Agostini, mi pare che fosse. Calcio di punizione in favore della Juve, Juve graziata in questo momento dalla fretta, come diceva Beppe Savoldi, di Van Basten di andare a rete. Eccolo qua, qui lo rivediamo, lui poteva recuperare questa palla con facilità perché era già sulla corsa e ha voluto toccare De Agostini, ha fatto male perché così ha buttato via un'altra occasione da gol. Avanza Costa Curta di esterno per Van Basten che cerca di versi due avversari, Costa Curta, poi Mannari cerca di tenere la palla sul destro, Mannari dietro per Gullit ancora limite dell'area, Gullit a spazio, non riesce a concludere però. Viene bloccata la conclusione di Gullit. Sì, era chiuso Gullit, ormai non aveva più possibilità, tutti i giocatori
i juventini gli erano attorno, lui ha voluto calciare ugualmente, la palla è stata ribattuta. Si prova ancora il Milan con Gullit, Juventus che non pressa, Milan che sembra avere vita facile. C'è qualche spettatore che abbandona le tribune, ma questa partita merita di essere seguita fino al 90esimo. Per quanto sta facendo il Milan, la finta di Van Basten! E poi sulla testa di Brio. In questa occasione è stato fortunato il difensore della Juve. Van Basten si è liberato con una finta e ha provato a battere a rete. Laudrup va a costa curta, poi Laudrup, Marocchi, dentro Marocchi per lui, Baros! Giovanni Galli, tutto facile per lui. Sì, Baros ha cercato qualcosa di veramente difficile, ha cercato, mi pare, un pallonetto, però Galli era pronto e ha preso questa palla. Gullit, Milan che avanza, Rijkaard, è avvolgente la manovra del Milan. Rijkaard ora parte in velocità, ancora Rijkaard, lo va a chiudere Tricella. L'apertura per Colombo che crossa di prima, la testa di Bruno e la palla in corner. Qui era chiaramente evitabile il corner, Beppe, ma Bruno probabilmente si è sentito pressato anche se non c'era una persona. Sì, probabilmente pensava di avere vicino Van Basten, allora a questo punto ha pensato di mettere in calcio d'angolo. Qui i giocatori, è stato bravo, bravissimo Colombo a mettere questa palla, l'ennesima palla in mezzo, bellissimo cross, però i due giocatori del Milan, io parlo di Van Basten e di Mannari, non molto lontani. Corner in favore del Milan con Colombo che va a calciare. Vediamo Gullit sul primo palo, palla tra le braccia di Tacconi, vicino a lui c'è Brio. Tacconi con le mani, pallone servito in direzione di Magrin, poi sale Tricella, altro giocatore che è in grado di giocare sia in difesa sia a centrocampo come supporto, ma oggi Tricella è rimasto inchiodato alla linea difensiva, d'altra parte nessun giocatore della Juve si è salvato, tutti ampiamente sotto la sufficienza. Magrin, ma è mancato un po' tutti i giocatori in iniziativa, Cesare, da Tricella a Favaro che è uscito, ad Agostini, Galia, Bruno, si sono limitati, hanno svolto il loro compitino e poi hanno avuto paura del Milan e sono rimasti indietro, impacciati, veramente condizionati. A Pisa c'è il gol del pareggio di Giuseppe Incocciati, ex giocatore del Milan. Qui ammonito Magrin per proteste, attenzione a Napoli, autorete di Chiti, Napoli in vantaggio sul Cesena per 1-0 e dunque la vittoria 3-0 dell'Inter sul campo della Roma è momentaneamente vanificata dalla vittoria del Napoli sul Cesena. Rimangono dunque 3 i punti di vantaggio dell'Inter sul Napoli. Mannari per Colombo, c'è il calcio di punizione per il fallo subito da Colombo, fallo commesso da Mauro Ancelotti. Vediamo Colombo che si porta verso il centro, Rijkaard, il tocco per Colombo, la chiusura difensiva, la palla recuperata da Maldini su Laudrup, poi c'è Baresi, tutto facile, palla recuperata da Baresi, ora Gullit che sta giocando da libero come ha fatto talvolta col PSV di Eindhoven. Ancelotti, Baresi, ha voglia di salire Baresi, lo scambio con Costa Curta, poi Van Basten, poi ancora Baresi. Beppe, giocare così anche ai difensori è voglia di portarsi in avanti. No, veramente è un piacere giocare, specialmente quando si vince. Poi il Milan lo fa perché è un po' la volontà del, non solo perché è la volontà dell'allenatore, ma anche la mentalità di questi giocatori. Loro giocano per il piacere di giocare, per divertirsi. E allora questi movimenti, questi spostamenti, questi scambi vengono facili. Qui Colombo non riesce a superare Tricella e la Juventus cerca di ripartire con Mauro che mette fuori la palla, c'è a terra un giocatore e a terra Tricella. 3-0 il punteggio in favore del Milan. Ribadiamo i gol al 12esimo, un tiro di Van Basten deviato proprio da Tricella in rete,
poi due minuti più tardi il gol del 2-0 di Evani, poi il colpo di testa di Mannari e qui Colombo involontariamente ha colpito in pieno la caviglia di Tricella. Sì, voleva spostare la palla, voleva farla aggirare Tricella, però non ci è riuscito e anziché prendere la palla ha preso la caviglia di Tricella. Speriamo che non sia niente di grave. Ecco, per voi giocatori usate i palastinchi, ma il palastinco non arriva dappertutto evidentemente. No, assolutamente no, perché deve lasciar libera la caviglia, perché la caviglia ha bisogno di essere libera per poter articolare appunto il movimento della caviglia stessa. Rimessa in gioco con Costa Curta che lancia il pallone dove non ci sono giocatori della Juventus. E la palla però è recuperata da Tacconi, restituita praticamente la palla alla Juve, che ora può ripartire con Magrin. Quindi Laudrup, avanza Mickey Laudrup, il tocco di esterno, palla recuperata da Van Basten, c'è Magrin in chiusura su Van Basten, 10 minuti scarsi alla fine della partita, 3-0 per il Milan, Juventus che gioca al piccolo trotto, non sembra voler pressare i rossoneri per cercare il gol del 3-1 quantomeno, e Milan che è letteralmente padrone del campo. Gullit, Baresi, di esterno Baresi a pescare Tassotti, mette giù la palla Tassotti, forse c'è la mano di Rui Barros, ma si continua a giocare con il Milan che fa scorrere palla da destra a sinistra. Baresi cerca la progressione, Baresi, poi lo scambio con Costa Curta, la chiusura di Tricella, la palla finisce fuori, tutto facile. Sinceramente però dalla Juve ci aspettavamo qualcosa di più in questo secondo tempo. Sì, ha avuto una reazione iniziale, ci è sembrato, mi è sembrato che fosse partita con il piede giusto, invece poi dopo 10 minuti probabilmente hanno capito anche loro che contro questo Milan non c'è niente da fare. Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten ancora, mentre Zoff manda a quel paese la sua squadra. Il tocco per Maldini, il tiro fuori! Peccato, perché Maldini veramente meritava di andare a rete. Tu hai fatto notare prima l'espressione di Zoff, ti lascio il controllo di Maldini, la palla sul sinistro, il tiro finisce fuori. Noi ricordiamo che Maldini gioca a sinistra, ma è un destro naturale. Qui è andato a calciare di sinistro, qui ci fa capire che è bravissimo anche col sinistro. Di Zoff, Beppe, dicevamo prima. Sì, ha mandato a quel paese qualcuno, evidentemente non si aspettava un comportamento, un atteggiamento così troppo remissivo dei suoi giocatori. Lì qualcuno ha sbagliato, allora l'ha mandato a quel paese. Ecco, perdere è lecito e nelle cose si può perdere una partita, però la Juventus, in quanto Juventus, non può giocare una partita così. No, lì perdi anche l'onore, fai delle figuracce e questo non fa piacere. Sicuramente in settimana i dirigenti juventini si faranno sentire, perché non è dello stile della Juventus perdere partite. Mannari, Mannari, porta vuota e sono 4, poker del Milan, Graziano Mannari, 4-0. Beppe, dicevamo che 3 gol subiti erano tanti, 4 addirittura ora. Sì, mi spiace per la Juventus, però se ne sono meritati tutti. Anche qui una grande disattenzione, guardate un po', Mannari si va in mezzo a due, in mezzo tra Brivio e Tricella, poi aspetta l'uscita di Tacconi e col sinistro leggermente di lato riesce comunque a metterla in gol. Il gol di Graziano Mannari, di Lupetto Mannari alla Juventus, il gol di Mannari è l'86esimo minuto, 4-0, l'assist a Mannari è di Billy Costa Curta, che ha tagliato dentro un pallone splendido per Mannari. Però Beppe, la difesa della Juve era letteralmente in bambola. Sì, era, secondo me non è... aspettano solo che l'arbitro Delia fischi la fine della partita, ma già da un po' di tempo i giocatori aspettano che finisca la partita.
purtroppo è così. Quando vedi che non riesci a impensierire la squadra avversaria, quando vedi che non sei in giornata, che non ti va bene niente, allora non vedi l'ora che tutto finisca più presto. Van Basten ancora, Van Basten si allarga, Costa Curta, sbaglia l'appoggio Van Basten, partita da sogno per il Milan, letteralmente un incubo il pomeriggio di oggi per la Juventus. Avanza ancora la formazione bianconera, Tassotti va a fermare Mickey Laudrup, battuta la punizione, e ovviamente in questi casi ci si augura anche, Beppe, che l'arbitro fermi la partita al 90° e non conceda né uno né due minuti di recupero. Sì, è vero, questo è il desiderio dei giocatori juventini, però credo che fischierà al 90° perché grandi interruzioni di gioco non ne ho visto. Punizione in favore del Milan, tra l'altro la Juventus oggi si può dire, perché non è mai entrata in partita, anche perché di falli non sono stati commessi, c'è solo una ammonizione per Magrin per protesta. Sì, Magrin è entrato in campo e ha cercato di dare il suo contributo, visto che i suoi compagni ormai demoralizzati, lui si è arrabbiato, probabilmente si è sfogato con l'arbitro. Purtroppo è così, bisogna anche accettare certe situazioni. 4-0, il pubblico rossonero è in festa, gol al 12° su deviazione di Tricella, tiro di Van Basten deviato da Tricella, al 14° Evani e poi la doppietta di Lupetto Mannari, colpo di testa, volo d'angelo straordinario, e poi ha fatto sedere il portiere e ha calciato a rete per il 4-0. Sorride Carlo Ancelotti, d'altra parte una partita del genere. Gullit sta mimando il gesto della gamba di Jesse. Il gol 4-0, finisce qua la partita. C'è Delia che si complimenta con i giocatori, ma d'altra parte non può che essere così. Oggi il Milan ha offerto uno spettacolo straordinario. Milan 4, Juventus 0. S'abbracciano tutti i giocatori del Milan, 36 punti per l'Inter che ha battuto la Roma, 33 per il Napoli, 13 partite alla fine, campionato apertissimo, Beppe. Sì, il campionato si è fatto bello, speriamo che lo sia così fino alla fine, bello e interessante. Pareggia la Sampdoria ad Ascoli con Pellegrini all'89° e vince il Como contro la Lazio con Maccoppi. Da San Siro è tutto, Milan 4, Juventus 0, da Cesare Barbieri e da Beppe Savoldi, una cordiale buona serata.